Bene, buon pomeriggio, siamo già in onda, eravamo presi un po' dalle chiacchiere iniziali, buon pomeriggio a tutti, di nuovo benvenuti a Parliamo Di, che quest'oggi si occupa di un tema un po' spinoso, oserei dire, ma che ha molto a che fare ormai con la cronaca purtroppo e con l'attualità. Cosa sta succedendo nelle nostre scuole? In pratica fatti di cronaca nelle scuole che dobbiamo purtroppo, ribadisco, verificare e osservare giorno per giorno. Ci sono sempre nuovi episodi che purtroppo si verificano. Ne parliamo quest'oggi con due graditi ospiti che sono il professor Giuseppe Rizzitani, dirigente scolastico, per l'esattezza è dirigente dell'Istituto Agrario Tecnico Agrario di Catanzaro, e con il professor Nicola Chiriano, insegnante in una scuola di Catanzaro, che diciamo subito il liceo scientifico siciliano. Perfetto, allora iniziamo questo nostro dibattito come al solito ricordandovi che potete intervenire al numero che vedete sovraimpresso sul vostro teleschermo con le vostre telefonate. A questo proposito ringraziamo la nostra centralinista e l'agenzia Cronos che ci fornisce questo servizio, questo ottimo servizio. Ciao Manuela. E poi iniziamo anche a dire che questo dibattito noi lo iniziamo sempre con delle domande dirette, che quindi anche per conoscere più da vicino i nostri interlocutori coinvolgiamo subito con una domanda diretta che prende spunto dall'esperienza personale, professionale. Allora, lei è dirigente scolastico è una parola preside. Più moderna, no? Preside più antica. Lei è preside di una scuola, di una nobile scuola, oserei dire, di Catanzaro, con dei trascorsi, insomma c'è anche un contesto ambientale molto bello all'Istituto Agrario di Catanzaro, c'è cioè il Parco delle Biodiversità, prima era la vecchia scuola agraria, che chiamavano tutti così, un pezzo di verde molto bello, molto importante della nostra città. Ha un'esperienza quindi, mi accennava prima, di docente, di insegnante, di docente universitario, di insegnante, ha quindi un po' uno spaccato di quello che è la gioventù che frequenta le scuole, che frequenta i posti di studio. Che polso ha di questa situazione, di questi fatti di cronaca che si verificano nelle scuole? So che nella sua scuola si sta abbastanza bene, abbastanza tranquilla da questo punto di vista, eccetto la banda della Creolina che sta impazzando per tutte le scuole di Catanzaro e forse non solo, credo, ma al di là di questo diciamo è abbastanza tranquilla. Quindi che esperienza porta? L'esperienza diretta legata alla scuola è estremamente positiva. Positivo il rapporto con i ragazzi, positivo il rapporto con gli insegnanti, positivo tutto il contesto. E beh, in ogni buona famiglia ci sono quelli 2, 3, 4% che bisogna stare più attenti, però i ragazzi sono in gamba. Noi abbiamo poi una particolarità, la maggior parte dei nostri alunni, quasi il 90%, vengono da fuori. Noi abbiamo ragazzi che vengono da tutte e 5 le province della Calabria. Ed è bello avere a che fare con loro perché si portano appresso quel retroterra culturale fatto di valori su cui si può lavorare bene. Quindi da questo punto di vista direttamente non posso che portare buone esperienze. Chiaramente il problema che lei dice esiste, penso che sia anche un problema fisiologico di crescita. Bisogna stare con gli occhi aperti e controllarlo bene, cercare nei limiti del possibile di porsi in situazioni di ascolto. E fin dove è possibile interpretare bene queste esigenze che vengono fuori. Lasciamo stare poi. Professore Chiriano, lei ha un'esperienza diversa, diciamo, ma comunque analoga per certi versi, no, a quella del professore Rizzitani. E ha detto una parola molto importante il professore Rizzitani, l'ascolto, perché quando si parla di giovani la parola ascolto viene dalle persone consapevoli, coscienti, intelligenti, oserei dire, e sensibili. È una parola chiave, la parola ascolto. Lei che esperienza ha nella sua scuola? Io confermo quello che lei sta dicendo. Sì, è essenziale e credo che sia forse uno degli atteggiamenti più difficili da assumere. Soprattutto, come si dice, no, in questa epoca del contatto a distanza, della multimedialità, in cui si è sempre bombardati da messaggi da tutte le parti, ascoltare
è difficile. Essere ascoltati è ancora, a mio parere, più difficile. Molto spesso, ecco, diciamo, l'atteggiamento che viene più spontaneo è quello, magari per noi insegnanti, credo che sia anche facile da capirlo, quello di cercare di riversare sui ragazzi chissà quale tipo di esperienze o di nozioni. Ecco, quando, anche se nella mia esperienza personale, credo i rapporti più forti che si stanno con i ragazzi si hanno quando ci si ferma e si ascoltano quelle che sono le loro esigenze, che possono essere chiaramente, anzi non sono sicuramente soltanto scolastiche, cioè, voglio dire, possono parlare con un docente di matematica, possono parlare tranquillamente anche di quelli che sono, di quello che è la loro vita quotidiana. Certo. Questo, ecco, è difficile da attuare, però è possibile, è possibile. Lei comunque, tutto sommato, se dovesse così tirare un po' le somme della sua attività scolastica di docente e di insegnante, sono più positive o negative? Assolutamente positive, nella grandissima maggioranza. E anche le poche o pochissime esperienze negative che ho avuto, io non le ritengo negative in quanto tali, ma semplicemente delle esperienze che servono a crescere anche per noi, tra virgolette, adulti. Ecco, le esperienze negative sono semplicemente delle occasioni per ricominciare, per andare avanti, imparare sicuramente dai propri sbagli, perché insomma, nessuno debba, si deve riconoscere comunque, certo, ecco, arrivato. Ecco. Perfetto, allora noi abbiamo conosciuto i nostri ospiti più da vicini, aspettiamo le vostre telefonate sull'argomento che, ribadiamo, è cosa sta succedendo nell'istituzione scuola, fatti di cronaca nella scuola. È un argomento sentito non solo da genitori e da alunni, da professori, ma da tutta la società, perché è la società che cambia, impone le sue regole nel cambiamento, l'abbiamo visto anche per altri argomenti nelle scorse settimane, e quindi determina anche dei fatti nuovi, anche nell'istituzione scolastica. Prenderemo atto della vostra partecipazione fra poco, spero telefonica al numero che vedete sovraimpresso sul vostro teleschermo. Intanto mandiamo in onda subito quello che di solito apre, ciò che apre la nostra trasmissione, che è il sondaggio effettuato tra la gente comune per strada. Ascoltiamo cosa hanno risposto ai nostri microfoni. Cosa ne pensa dei fatti di cronaca avvenuti nelle scuole nell'ultimo periodo? Beh, sono fatti oggettivamente gravi, determinati da uno scollamento tra la società civile, sicuramente, e il mondo della scuola. Prima si diceva che il mondo della scuola doveva essere, come dire, complementare all'educazione in famiglia. Adesso invece questi comportamenti antisociali che sono presenti nelle famiglie si riverberano anche nelle scuole, è una conseguenza. Oddio, siamo arrivati al massimo, diciamo, perché tutto è lecito, tutto è possibile fare, usare telefonini, fare fotografie, lanciare la pornografia a tutti i livelli, violenze contro insegnanti, violenze. Siamo arrivati a questo punto. Se viene, è una degenerazione, non si fa così, specialmente studenti, un certo riguardo, che significa? Fanno male a bambini, accompagni anche magari minorati, è una cosa che non va bene, non va bene. Una società questa che sta dando allo sfascio, questo significa che i valori morali non ci sono più, le famiglie non ci sono più, perché se ci fosse la famiglia a capo di questi ragazzi, i ragazzi sarebbero... La famiglia anche quella è venuta meno, e quindi si verificano questi fenomeni di bullismo nelle scuole, nelle associazioni dove ci sono. E questo come la violenza alle donne, la stessa cosa. Ma credo che al giorno d'oggi sia difficile fare l'insegnante rispetto ad una volta. Sicuramente la classe degli insegnanti è, come sappiamo, in Italia la più vecchia d'Europa, insomma, ed è difficile confrontarsi con generazioni nuove e con problematiche nuove. Quindi bisognerebbe adeguarsi un pochettino ai sistemi, però credo che ci debbano essere anche le famiglie a dare una mano, insomma, in questo. La scuola è lo specchio della società, è una società malata. Questa è una società che va cambiata. Speriamo che le forze politiche pensino alla società, non soltanto a loro stesse, questo è il problema. Ma è che anche i genitori difendono molti i propri figliuoli e le istituzioni non contano più.
come non conta più l'istituzione religiosa, il Parlamento, le istituzioni, cioè si sono perduti tutti i valori umani. Penso che la gente è un po' impazzita, lo stress, non lo so cosa dipende. Ma guardi, il problema secondo me è a monte, perché l'educazione dei bambini dovrebbe essere già pilotata dalla famiglia. Ora, se noi assistiamo ai genitori che non solo non danno dignità all'insegnante, ma addirittura vanno e picchiano l'insegnante se prende dei provvedimenti che ritiene sani e giusti per i loro figli, allora il discorso è proprio veramente irrecuperabile, penso. Allora, siamo di nuovo in studio, riprendiamo questo nostro dibattito sull'argomento odierno, che è cosa sta succedendo nell'istituzione scuola, fatti di cronaca nelle scuole. Abbiamo sentito una carrellata di opinioni tra la gente molto significative, direi che i nostri ospiti sicuramente avranno degli spunti positivi per parlare di questo argomento. Innanzitutto io metterei sul piatto così degli argomenti citati dai nostri concittadini delle strade della Calabria. È un'affermazione che però può essere per me una domanda per i due operatori scolastici. È diventato difficile fare scuola alla luce anche di tutti questi episodi, o anche al di là di questi episodi? Se è diventato difficile fare scuola, o se fare scuola comporta l'impegno di sempre, comporta tutto quello che i valori che ogni insegnante o preside ha sempre avuto, per cui fa questo mestiere, questa professione, la fa con grande trasporto, perché è giusto che chi faccia il suo lavoro lo faccia con passione, almeno presupponiamo questo. Professore Rizzitani. Mio padre mi ha insegnato che ci sono mille modi per fare lo stesso lavoro, quindi dipende dalla passione, dal sentimento che uno ci butta dentro. Da questo punto di vista io penso che non è cambiato niente. Difficile era prima insegnare, difficile adesso. Bisogna vedere come si fa. Certamente, adesso bisogna stare con gli occhi molto più aperti. Se prima nel fattore educativo intervenivano 20, 30, 40 altri fattori, adesso si sono moltiplicati enormemente. Il buon docente oggi, ecco, dovrebbe stare attento a tutte queste situazioni, e qui diventa difficile controllare, quindi non in se stesso il lavoro che bisogna fare, ma il controllo degli altri elementi che incidono sull'educazione. Noi ci rendiamo conto negli ultimi anni che non è né la famiglia né la scuola che riesce a educare. Il peso, non ci riusciamo. Ci sono mille altri fattori esterni alla famiglia e alla scuola che hanno maggior peso, sono più appetibili. Posso aggiungere una cosa, sì. Però non diciamo facciamo un'affermazione simile, diciamo non da soli, perché l'impegno della famiglia e della scuola nell'educare ci vuole. E questo, io non dico che e non, questo mi pare che, cioè, non voglio dire che non ci vuole, io dico che né famiglia né scuola oggi hanno il potere di educare. Che anche con tutta la buona volontà che ci mette la famiglia, con tutta la buona volontà che ci mette la scuola, sono altri gli elementi che incidono sulla psicologia di un ragazzo. La televisione, il computer, mille altre cose che sono molto più appetibili. La famiglia che cosa educa? Studia, lavora, il sacrificio, la serietà. La scuola fa la stessa cosa. Chi fuori porta avanti altre sirene è più appetibile. Ecco allora dove nasce la difficoltà di oggi. Se tutti questi fattori educativi avessero lo stesso obiettivo sarebbe molto più facile, però noi siamo in contrapposizione tra il fattore scuola, il fattore famiglia e l'altro fattore pubblicitario che mette in evidenza certi comportamenti per vendere, ma quello ha un vantaggio incredibile come può agire sul ragazzo. Sì. Ci sono dei mezzi che sono più potenti, proprio, sì. La parola forse è proprio questa, più efficaci, più efficaci. Sulla mente dei giovani, sul giovane. Professore Chigliano, lei si trova d'accordo su questo e risponda comunque alla domanda, è difficile fare scuola? Sì, io voglio dire, credo che essere insegnanti oggi senza avere, come diceva prima bene il preside Zitari, se non si ha veramente la passione,
È difficile. Io metterei, aggiungerei un'altra parola, e credo che bisogna essere insegnanti per vocazione, cioè bisogna sentirsi veramente andare lì per dire un lavoro come un altro, o per come timbrare il cartellino, no, perché noi insegnanti cartellini non ne timbriamo, però giusto appunto un'occupazione come altro. Ecco, non è possibile vederla in questi termini, perché essere insegnante significa chiaramente essere quanto bene esperti nelle proprie discipline. Bisogna essere psicologi, bisogna essere educatori, bisogna essere assistenti sociali. E poi dico che quanti di noi insegnanti, anche io, siamo genitori, quindi viviamo, diciamo, questo doppio ruolo. Io nella mia pur breve esperienza di insegnante ho maturato questa convinzione che molto spesso coi ragazzi, più che l'autorità, maestro o docente vecchio stampo, conto l'autorevolezza. Esatto. Cioè sono i ragazzi che devono riconoscere nella figura dell'insegnante una persona, ripeto, autorevole, cioè che quello che dice non lo dice tanto per dire, ma lo dice in quanto ci crede, lo dice perché ha vissuto quel tipo di esperienza, altrimenti si pensa di imporre quella che è la propria visione, lasciamo stare chiaramente il lato disciplinare, la propria visione del mondo. Ecco, i ragazzi questo lo percepiscono a pelle e lo rifiutano anche come atteggiamento. È l'autorità che si deve far sentire autorevole nei confronti delle persone, dei giovani, dei ragazzi, l'autorità familiare, l'autorità scolastica, l'autorità, diciamo, istituzionale, tra virgolette, in modo tale che ci sia, che sia un po' il punto di riferimento del giovane, no, in ogni senso, non nel senso che può schiacciare con un pugno la situazione, non in questo senso, nel senso violento del termine, ma nel senso positivo. Cioè. A me è piaciuto, non più tardi di una settimana fa, perché con alcuni degli alunni, non necessariamente della mia classe, ci sentiamo anche via internet, perché viva Dio, diciamo, ci sono i mezzi di comunicazione, comunichiamo. E allora mi chiedevano una cosa che riguardava la nostra scuola, alla qualcosa io non potevo dare una risposta, dice, ma guarda che non dovete chiedere a me. E dice, no, professor Chiriano, ma non lo chiediamo a lei perché di lei ci fidiamo. Ecco. Questa è stata una cosa che mi ha riempito veramente il cuore di gioia, cioè, sono rimasto... Credo che questi siano poi i segnali veramente che ti dicono stai andando nella giusta direzione. Sì, anche perché qui non si tratta neanche di autorevolezza in questo caso, ma proprio di fiducia nell'insegnante, nella persona che deve essere considerato anche, non voglio dire un amico, ma una persona con la quale sfogarsi, con la quale discutere, dibattere, chiedere, eventualmente avere spiegazioni. E quando c'è la chiusura è lì che sta poi il difetto, no, del rapporto sociale. C'è già una telefonata, noi la passiamo subito in onda. Pronto? Maria Pia, sono Antonio Marziale. Carissimo Antonio, buon pomeriggio. Ribenvenuto. La settimana scorsa mi hai invitato tu, oggi invece guardandovi, essendo in Calabria, invado la rete io e abbraccio fraternamente il professore Rizzitano, del quale conservo un grandissimo ricordo per la sua umanità e deontologia, insomma. Volevo proprio intervenire, sono reduce da una conferenza oggi alle magistrali di Polistena, dove è stato commemorato a 20 anni dalla scomparsa il professore Rechichi, ucciso per errore 20 anni fa. Ho trovato nelle parole di Rizzitano una verità assoluta, cioè quella del, dicevi bene tu facendo quella opportuna correzione, scuola e famiglia sono le primarie agenzie di socializzazione radicate nella tradizione, continuano ad esserlo e dovranno continuare ad esserlo. Ma attenzione, i media oggi si propongono come agenzie di socializzazione a tutti gli effetti. Allora che fare? Suddividerci tra apocalittici e integrati, come diceva Umberto Eco? Non è più il caso, dobbiamo imboccare la via della integrazione. In che modo? Nel 1970 l'UNESCO ha prefigurato percorsi di educazione ai media. Parliamo del 1970, quando ancora lo sviluppo tecnologico applicato ai media era ben lungi dal diventare quello che è diventato oggi. E allora la prima, che non vuole essere un atto di accusa, ma un momento di riflessione. Perché dopo 37 anni il sistema scolastico italiano stenta a introdurre nelle scuole come materia di insegnamento organico l'educazione ai media? In altri paesi europei e comunque del mondo occidentale l'educazione ai media non è demandata all'incontro sporadico con lo specialista di turno, ma è materia di trattazione organica. Non c'è dubbio, e concludo, che forse più delle teorie dottrinali, con il soggetto in età evolutiva fa più presa l'esempio.
L'esempio, quindi, i media forgiano modelli, sono esempi e finiscono per educare. Oggi purtroppo i media non sono propriamente etici nei loro contenuti, e allora che cosa fare? Intraprendere questo percorso di educazione media per educare i ragazzi a diventare cittadini e non sudditi di questo che deve essere un ausilio alla vita quotidiana di ciascuno di noi, ma non deve essere un dominio assoluto. Antonio, scusa, io vorrei dirti una cosa, però vorrei specificare una cosa. Tu parli giustamente, probabilmente, di educazione nelle scuole nei confronti dei media, in pratica, certo. No? Ecco. Però posso dirti una cosa, anche i media dovrebbero sapere come educare, cioè i media forse dovrebbero anche avere una specie di, come dire, di chiave d'accesso alla mente anche dei giovani per sapere come arrivare ad educare nel modo positivo, perché l'educazione che i media possono dare mi sa di un'educazione un po', scusa il termine, prêt-à-porter, cioè pronta da passare così senza nessun filtro, senza nulla. Quindi anche chi involontariamente educa, come i mass media, forse dovrebbe essere preparato a farlo. Maria Pia, mi inviti a nozze. Tu sai che sono stato l'estensore del codice TV e minori e del codice Internet e minori. Sì. Due strumenti non censori, ma assolutamente tesi al ricentraggio dell'offerta qualitativa dei media, soprattutto a beneficio dei minori, perché è sulla età minorile che incide fortemente il messaggio mediatico. Quindi non può questa tua osservazione che trovarmi d'accordo. Perfetto. Però quando, nonostante leggi, quando nonostante codici di autoregolamentazioni e codici deontologici che pullulano in questo paese, la carta di Treviso, il codice TV e minori, il codice etico della RAI, chi fa televisione, chi fa programmazione mediatica rifugge da questo senso di responsabilità. Cosa fare? Arrendersi? No, tenere alta la sensibilità dell'opinione pubblica, soprattutto della componente genitoriale o educativa in senso lato, ma comunque in ogni caso preparare i nostri ragazzi a saper convivere con questi strumenti che segnano il progresso non solo tecnologico ma dell'intelligenza umana. Antonio, come al solito sei preziosissimo, grazie per lo spazio e scusate l'invasione. No, grazie per averci dato il tuo contributo, lo ricordiamo per chi non lo conoscesse, Antonio Marziale, presidente dell'Osservatorio dei diritti del minore, opera in Calabria ma anche altrove, tant'è vero che lo vediamo spesso anche su circuiti televisivi nazionali, ospite per parlare di queste problematiche. Allora, c'erano degli accenni di riscontro sia da parte del professore Chiriano che da parte del professore Rizzitano, mi pare di aver capito. Allora, professore Chiriano, vogliamo iniziare da lei. Cosa pensa di questo intervento? C'è questo doppio binario di educazione che bisognerebbe seguire? Effettivamente non saprei cosa aggiungere, perché è stato esauriente, come si dice, esaustivo. 8 più, anzi, va bene, diciamo, no, voto... no, ma diciamo giusto per non passare subito la palla. Sì. Tra l'altro so che lei si interessa anche di informatica, quindi ha colto anche nelle parole probabilmente un qualcosa che le fa piacere cogliere. Sì, assolutamente. No, mi veniva in mente una notizia di qualche giorno fa, che era su tutte le prime pagine, di Bill Gates che ha vietato Internet. Ne abbiamo parlato proprio qualche giorno fa. Ne ha parlato anche lei qualche tempo fa. Voglio dire, poi ci sono sempre gli estremi, no? Ecco, è chiaro che così come si dice la televisione la guardi in quelle determinate fasce orarie assieme a mamma e papà, perché ci possono essere delle trasmissioni che magari non vanno proprio bene per te, io credo che la stessa cosa valga per Internet, cioè mi spiego meglio. Sicuramente a scuola ci dovrebbe essere la possibilità, come diceva giustamente il dottore Marziale, di educare. Io parlo di Internet perché forse nella scuola, ecco, altri media magari è un po' più difficile realizzarli, però anzitutto manchiamo di attrezzature, ci vogliono le competenze specifiche. E poi è anche vero che insegnanti che magari anche neolaureati si trovano spesso in difficoltà con la velocità di apprendimento che hanno i ragazzi al tempo d'oggi, perché è vero che trascorrono ormai la maggior parte del proprio tempo forse non più davanti alla televisione ma davanti magari a uno schermo, un monitor, chattando. Che potrebbe anche essere un indice di asocialità questo, attenzione, perché ne abbiamo parlato anche a proposito dei computer, potrebbe portare un po' al rifiuto poi del contatto con le altre persone. Ma come dicevamo prima, giovani. Bisogna capire, ritornare indietro e capire che è sempre un bisogno di ascolto anche quello. Certo, sicuramente. Professore Rizzitano, ha avuto un saluto cordiale da parte di Marziale, quindi credo che sicuramente vuole intervenire. Vorrei farla riflettere, poi eventualmente anche il professore Chiriano risponde,
alla luce di quanto ha detto Marziale, cioè di questo duplice binario di educativo, diciamo, la scuola che deve attrezzarsi per educare ai media in pratica e d'altro canto i media abbiamo detto che dovrebbero essere preparati ad educare anche in un certo senso, no? Cogliendo anche una frase del ministro della pubblica istruzione Fioroni, che a proposito di questi vari episodi di cronaca successi nelle aule scolastiche, o perlomeno nelle mura scolastiche, ha parlato di emergenza di civiltà. Ha parlato di emergenza di civiltà e io aggiungerei, forse dovrebbe anche interrogarsi il ministro Fioroni, ma sicuramente lo farà, sull'emergenza educazione, perché qui il discorso civiltà ed educazione vanno di pari passo, cioè è inevitabile, no? È lì. Beh, innanzitutto devo salutare Antonio Marziale. Non ci vediamo, penso, da 7-8 anni, una bella amicizia quando eravamo ragazzi. Ciao Antonio, grazie del pensiero. E sono d'accordo con quanto dice Antonio. E non mi limiterei soltanto all'educazione ai media. Ci sono mille nuove educazioni, perché la società cambia. Le innovazioni devono essere reinterpretate. Se riusciamo a fare questo, possiamo ricominciare a educare. I nostri standard educativi sono legati ad una società che andava a 10 km all'ora e su quello avevamo raggiunto un equilibrio. Oggi la società va a 100 km all'ora e perdiamo dei colpi. Ecco, quando dicevo all'inizio che certe situazioni fanno anche parte del gioco, significava questo. Sono quei momenti in cui poi bisogna riassestarsi. Allora mi chiedo, oggi come società, come educatori, che siamo genitori, docenti, tutti quelli che educano, siamo in grado di decifrare questi nuovi messaggi? Professore, le chiedo scusa, li interrompo perché l'avevo già notato, le è scivolato il microfono, quindi probabilmente ci sono dei problemi di audio e non si sente perché forse lì sulla cravatta scivola, cerchiamo di metterlo bene. Al momento però vorrei dirle anche questo, mi inserisco subito con un'altra domanda, anche perché poi il tempo passa velocissimo, rischiamo di trovarci a fine trasmissione senza neanche saperlo. Lei ha detto il cambiamento in pratica della società si riflette sulla scuola, la scuola ha sempre detto palestra di vita, ma palestra di vita anche perché recepisce le esigenze della società. È nella società la scuola e quindi è chiaro che il malessere che c'è nella società, se c'è un malessere, se c'è un disagio, uno dei primi posti, luoghi emblematici, tra virgolette, luogo della società in cui questi risultati si vedono è proprio quello della scuola. D'accordo. È così. D'accordo. Inevitabilmente è così. Io vi posso dire, in base alla mia esperienza, che oggi la capacità adattativa della scuola è 100 volte superiore a quella di 20 anni fa. Abbiamo la quasi totalità di docenti che è veramente gente seria, gente impegnata, che lavora proprio in questa direzione. Non è qua il punto della situazione generale, non è che interessa solo la scuola. Non so che esempio fare, mi viene in questo momento in mente la tecnica di allevamento delle anatre, quando li ingozziamo a forza, spingendogli il mangiare in gola per fare il fegato grasso. Noi stiamo facendo la stessa cosa con i nostri figli, con i nostri giovani, cioè una società che li ingozza e poi andiamo dal medico alimentarista per dirgli dagli una dieta? Ma stiamo un pochino attenti prima. Certo. E comunque questo discorso che faceva Marziale sull'attrezzarsi, ecco, forse la parola è questa, l'attrezzarsi della scuola rispetto alle novità che la società impone, come per esempio l'informatica, il computer, i media che incombono, televisione ed altro, è giusto che lo sia. Tanti anni fa che cosa si fece? Si parlò tanto dell'educazione sessuale nelle scuole, perché c'era anche quella problematica da affrontare. E non so poi, perché ho perso di mira un po' le scuole dal mio punto di vista, sono uscita da parecchio tempo, non so poi cosa sia successo nelle scuole da questo punto di vista. Però è giusto che, ecco, che la scuola si apra anche a queste altre novità, perché se la scuola sta al passo con i tempi, probabilmente è più adatta, ecco, forse questa è la parola giusta, adatta ad educare i giovani, perché va incontro alle loro esigenze, chiaramente. C'è stato nel frattempo che lei era assente, c'è stato un cambiamento direi epocale, è arrivata l'autonomia delle istituzioni scolastiche, diciamo che ancora… La managerialità. Sì, ma non è soltanto quello, diciamo che è ancora in costruzione effettivamente, però perché non si è realizzata pienamente, però l'idea quale potrebbe essere, diciamo, per ritornare sul solco del discorso che facevamo prima,
Chiaramente in orario cosiddetto curriculare al mattino ci sono le discipline tradizionali da insegnare, è poca, diciamo, la possibilità di inserire qualcosa di nuovo, anche se c'è, devo dire. Allora che cosa si fa nelle scuole? Si ricorre a quelle che vengono chiamate appunto attività extracurriculari, i famosi progetti. Io direi che ci sono delle occasioni imperdibili, stiamo parlando sicuramente di educazione all'informatica, educazione magari alla legalità, ecco, ci sono dei progetti molto seri che vanno avanti nelle nostre scuole. Ecco, chiaramente poi lì significa togliere tempo all'insegnamento, anche allo studio delle discipline tradizionali, perché poi sono così tante le esigenze, così tante le, stavo per dire le sirene, però forse non è la parola giusta, ecco, che bisogna seguire. Le sirene l'ha già citato il professore Rizzitano. Esatto, quindi forse prima. È un déjà vu. E quindi, diciamo, ci deve essere comunque un fil rouge, ecco, un filo rosso da perseguire, da seguire, che è quello comunque dell'educazione, della crescita, io ribadisco, non soltanto dei ragazzi, perché assieme a loro continuiamo a crescere anche noi, certo, professionalmente, umanamente, ecco, a livello sicuramente anche arricchisce anche chi attua un certo tipo di cambiamento educativo nella scuola, di chi è operatore scolastico e adatto a fare questo. Certo. Io volevo farvi una domanda, ecco, citiamo un po' questi ultimi episodi di cui parlavamo dietro le quinte, per così dire, dei fatti di cronaca nella scuola. Questo preside aggredito perché ha vietato di far entrare i telefonini cellulari in classe, a scuola. E lo stesso preside, pare sia lo stesso, aggredito poi dai genitori perché non erano contenti delle pagelle dei figli, quindi non soddisfatti dal rendimento, o perlomeno non del rendimento, dal giudizio, esatto, dalla valutazione data ai figli. Rispetto a questi fatti di cronaca, veramente riflette una mamma, riflette un padre, riflette chiunque nella nostra società, ma proprio voi, gli interessati diretti, un giorno potrebbe capitare a lei, io spero di no, professore Rizzitano, o a lei, professore Chiriano, come vi ponete? Cioè, come si può giustificare una cosa del genere? Chi lo dice che non sia successo? Sì, è già adesso ce lo dice. Allora. Professore Rizzitano, come si pone lei di fronte a questi pericoli, oserei dire, no? Questi rischi? Sarebbe comodo fare dei paragoni tra quello che succede adesso e quello che succedeva 20 anni fa, 30 anni fa. Però poi ci rimproverano e dicono, ma parlate sempre del passato, e hanno pure ragione. Però io credo che 20-30 anni fa e anche più c'era una complicità, una collaborazione tra scuola e famiglia. Oggi non c'è più. Non c'è più. O almeno, diciamo che si può costruire, si costruisce tutto quello che si vuole, però manca quel fondamento di comune obiettivo. Oggi c'è una contrapposizione. Non parlo per situazioni personali, non sono mai successe, però capisco. Se noi predichiamo in un certo modo, state tranquilli che se non è quest'anno, l'anno prossimo i risultati saranno di un altro tipo. Ecco perché parliamo prima, noi stiamo ingozzando una società di valori diversi da quelli che c'erano 20 anni fa e 30 anni fa. Quindi o li accettiamo, sì, oppure dobbiamo fare fronte comune tutte le istituzioni. Non continuiamo a scaricare sulla scuola e sulla famiglia, che hanno, come dicevo prima, le minori sono i meno appetibili dal punto di vista educativo da parte dei ragazzi. Partiti, sindacati, associazioni, media, tutti abbiamo la stessa responsabilità, sì, se vogliamo porre rimedio a certe situazioni, a ristabilire alcuni valori. Altrimenti giochiamo a scaricabarile la scuola. Mi ricordo qualche anno fa 29 educazioni. Ma scusate, il buon docente utilizza qualsiasi occasione che capita quotidianamente, sì, di educazione sessuale, di informazione, per fare la propria attività educativa. Non c'è bisogno del progetto. Lì, se vogliamo approfondire, certo, meglio. Però il buon docente utilizza quella strategia. Certo, sicuramente. E mentre lei parlava, però, mi veniva in mente da pensare, lei ha detto non c'è più questa unione, trade union, tra i genitori e gli operatori scolastici. Ma questo perché, le chiedo, forse, perché così mi sembra di captare questo che le dico adesso nell'aria. Perché il genitore va più dalla parte del figlio? È sempre più portato a giustificare il figlio in tutto quello che fa? Sì. E questo potrebbe anche essere un punto interrogativo. Fa bene? Quanto fa bene? Sì, diciamo che nella maggior parte dei casi è così, ma penso che sia naturale per dei genitori cercare di giustificare. Ma l'avrebbe dovuto fare anche 20 anni, 30 anni fa. Esatto. Però
Secondo me anche qui, diciamo, il punto di svolta, torniamo sempre alla prima parola che abbiamo, con la quale abbiamo iniziato, cioè l'ascolto. Anche lì, tra genitori e insegnanti, se non ci si pone in ascolto per il bene del ragazzo, della ragazza, insomma, dell'alunno, non si va da nessuna parte, perché altrimenti la scuola procede per fatti suoi, la famiglia magari convinta, ecco, di quelle che sono le proprie intenzioni, quelle che sono i propri valori, presunti tali, continua da un'altra parte, non ci si incontra. Forse la chiave di tutto sta proprio in questa parola ascolto, come diceva lei, ma anche da un altro punto di vista, perché se si ascolta c'è qualcuno che parla. Allora, forse propongo, non do niente per dettame o per legge, perché è lungi da me l'idea, però propongo questa osservazione. Forse perché sono tante ormai le voci, forse le voci 20-30 anni fa erano due, erano poche, adesso le voci da ascoltare sono tante, sono quelle della televisione, della radio, del cinema, di qualsiasi altro media che... E forse questa la chiave di lettura giusta? E tutti più appetibili di famiglia e scuola. Sì, allora, mi dicono che c'è la pausa pubblicitaria da mandare in onda, linea dunque alla regia, noi ci vediamo tra poco e ci ritroviamo tra poco per discutere ancora per altri 10-12 minuti di cosa sta succedendo nelle scuole. Se volete potete intervenire telefonicamente al numero che vedete sovraimpresso sul vostro teleschermo. La linea alla pubblicità. Nuovo in studio per l'ultimo quarto d'ora circa di trasmissione, anche di meno, e ci colleghiamo subito con un nostro telespettatore che ha chiamato e ha telefonato al nostro centralino. Pronto? Sentiamo se è in linea. Pronto? Sì, pronto. Buon pomeriggio. Buonasera. Complimenti per la trasmissione, ma più per altro per l'argomento che avete avuto, diciamo, la forza e il coraggio di affrontare. Facciamo del nostro meglio. Sì, chi vi parla è da premettere che è un papà di 5 figli. Complimenti a lei. Praticamente con 12 nipoti, figli tutti sistemati a casa loro, in varie vie delle città d'Italia. Il che potrebbe però dire che lei non ha finito mai di essere padre. Perché 5 figli, poi 12 nipoti, fa sempre il padre, fa sempre l'educatore, o no? Guardi, assolutamente sì, nel senso che quando vivevano i figli in famiglia, con mia moglie facevamo, adesso diventeremo 4, 3, 2. Era una premessa che poi è stata smentita nei fatti, perché casa mia, come le dicevo, ci sono 12 nipoti, lei penserà... Insomma, quotidianamente, oggi c'è per esempio il più piccolo della razza che ha 13 mesi, allora i figli, siccome, ecco, torniamo all'argomento dei figli, apriamo proprio una parentesi ad hoc. Purtroppo, guardi, devo dire, non perché sono pessimista, ma perché nella mia realtà di vita continuo a vivere quotidianamente questi passaggi fra famiglia, scuola e società che ci circonda. Sì. Da premettere che io sono un autodidatta, ho sempre sostenuto per mia scelta di vita di essere stato fortunato a non continuare ad andare a scuola, forse meraviglierà il più, ma è una mia scelta di vita, una mia considerazione personalissima. Io ho cercato nella mia vita di educare i miei figli, sono stato fortunato perché nella vita, nella conduzione dei familiari, cioè fare il genitore non è una qualcosa che qualcuno ti può imparare o che tu puoi apprendere, devi avere questa componente essenziale che secondo me è anche la fortuna. Ma è anche la vita che te lo insegna. Ma vede, la vita ce la creiamo noi. Sì, e poi ma appunto per questo. La società che ci mette, diciamo, ci contorna di una serie di cose che noi dobbiamo apprezzare, avvicinarci o scostarci, questo è il concetto. Guardi, io prendo spunto dall'ultimo episodio che sono successi nelle scuole. Sì. E paragono il concetto quando io andavo a scuola perché ripeto, sono stato fino alla quinta elementare, sono andato a scuola. A volte quando i miei maestri, perché nella mia classe elementare ho avuto sempre dei maschi come docenti e professori, qualche volta che mi dicevano domani devi portare tuo padre o tua madre, forse non mi crederete, a me, scusate il termine, veniva da fare la pipì addosso.
questo. Si spaventava. Ma non di paura, ma una forma come se era successo qualcosa che io non ero stato capace a risolvere di persona. Sì. Cioè, era una cosa che a me mi umiliava, mi rattristava, mi innervosiva. Oggi no, non succede più così. Non lo so se è cambiata la società. Se lei pensa che quei ragazzini che nei mesi media ne hanno parlato su tutte le reti TV, sì, hanno portato i genitori a scuola, e non so come sono andate a finire le cose, hanno pestato i docenti, i preside, ma stiamo a scherzare? E cosa potremmo noi genitori o i docenti che avete lì nello studio fare nei confronti di questa società moderna? Non penso che i genitori possano andare ad insegnarsi qualcosa da chi, da come devono apprendere il comportamento verso i loro figlioli. Sì. Cioè sono loro i migliori che all'esterno della famiglia si creano poi quello che, diciamo, è il modo di essere nella quotidianità, quello che diceva, della vita, nella scuola. È quello un po' che diceva il professore Rizzitano. Quello che diceva quel signore lì. Che la voce più potente è quella che arriva subito, è quella che si fa sentire di più. Ma del resto questa è una cosa ormai, gridare, urlare, anche in televisione fa parte della normalità. Pensano di essere più ascoltati probabilmente, non so fino a che punto abbiano ragione. Guarda, bisognerebbe seguire un po' la propria esperienza, i propri principi, i propri valori. Il guaio è che l'ascoltano di più. Sì, Guardi, ma io vorrei sapere, guarda, voi come audience in questo momento vorrei sapere che percentuale fate. E poi glielo farò sapere. Su un'altra rete ci sarebbe, non lo so, una trasmissione di quelle gridate. Io chiamo spazzatura, mi consente sì. Il termine. Guardi, in questo momento forse a noi non ci stanno sentendo e vedendo nessuno perché non gli interessa più di tanto. Giusto. Sì, come però faremo noi ad esternare, a portare questo messaggio di innovazione, di trasformismo, di capacità intellettiva o intellettuale? Lei fa un'osservazione molto importante, caro signore, anzi la ringraziamo per questa riflessione che ha fatto. Voi, grazie. Vi auguro buona fortuna per la vostra trasmissione, sono di una semplicità ed un'importanza, direi, molto ma molto approfondita. Grazie. Grazie a lei. Noi non continueremo a fare quello che fanno gli altri, cioè ad urlare, perché l'importante è non arrendersi mai, è vero professore? è una regola di vita non arrendersi, quindi io penso che le urlate poi alla fine stanchino e che quindi sono come delle mode che passano via, invece magari le cose così più riflessive, più pacate, anche se semplici, come giustamente ha voluto sottolineare lei, sono quelle che magari restano di più. Abbiamo soltanto il tempo per concludere, quindi un'osservazione finale a lei, professore Rizzitano. Prego, professore Chiriano. Io, giusto per rimarcare un qualcosa che abbiamo semplicemente accennato, fare il docente oggi effettivamente è difficile. E, oltre a tutto quello che abbiamo vissuto nelle nostre scuole, anche nella nostra provincia, nella nostra città, gravi momenti di disagio, abbiamo potuto vedere anche cosa è successo relativamente alla pubblicazione di questi video, no? Su internet. Sì. Lasciamo stare il discorso uso cellulare o meno, direttive ministeriali. Io credo che sia drammatica l'esperienza di un docente che si vede sopraffare, ecco, dai propri alunni. Credo che sia anche per i colleghi che guardano quei video, io ne ho visti diversi sulla rete, è abbastanza frustrante e umiliante, perché è vero, lo ribadisco, che essere insegnanti è difficile, se effettivamente l'insegnante è quello che cerca di dare ascolto, cerca di prestare la propria attenzione, ma non c'è un riscontro al contrario, cioè non è la classe, non sono gli allievi che riescono anche ad ascoltare l'insegnante, ciò che vuole dire, perché l'insegnante è una persona normale come tutte le altre, quindi non è niente di... Se non si crea questo feeling, chiamiamolo così... È difficile essere insegnante, ma così come è difficile anche essere genitore. C'è una sana voglia, quello che dice lei mi fa venire in mente, che c'è una sana voglia
io dico sana perché è sana in partenza, poi diventa un'altra cosa, di protagonismo tra i giovani, perché è giusto che se è giusto, è sana questa voglia, certo, perché è giusto che ci sia un momento della vita in cui il palcoscenico è il loro, no? E quindi loro vogliono essere protagonisti di vita, di cose, certo, di fatti, di eventi. Lì sta l'accortezza, certo, della è famiglia, vero, della scuola, mi consente, professore Rizzitano, di cogliere quell'esigenza e di indirizzarla positivamente, perché altrimenti non alle si spese finisce degli altri, non si alle finisce spese col degli telefonino altri a fare, certo, dei video strani, chiamiamoli così, quantomeno strani, di voler fare il protagonista, certo, in questo modo, e si finisce poi contro i più deboli. Ci siamo. E, e fino a questo punto siamo d'accordo. La scuola tenta di fare queste cose. Dov'è che poi andiamo verso il baratro, il fosso? Perché per fare queste cose poi ci vuole impegno, ci vuole studio, ci vuole serietà. E torniamo allora ai vecchi concetti di noi vecchi. Per fare questo bisogna fare sacrifici, bisogna studiare, bisogna lavorare. A questo punto non ci segue nessuno, perché le altre agenzie educative gli hanno detto che si può ottenere tutto e gratis, senza fare niente. Ecco quello che senza dicevo. Senza fare niente no, però rendere più prima facile l'apprendimento di alcune cose forse sarebbe il caso. Noi lo facciamo, rendiamo facile. Si sta verificando una cosa di strano, cioè che gli insegnanti spingono e gli alunni fanno resistenza, in generale. Leggevo tempo fa su una rivista, un insegnante, un genitore che si lamentava che nella classe del figlio il professore spingeva per leggere alcune lettere di un grande scrittore e i ragazzi dicevano no. Siamo veramente all'assurdo, ecco perché dicevo, se non facciamo un patto educativo, tutte le agenzie e in particolar modo con dei codici, come diceva prima Antonio Marziale, per quelle che hanno più potere, per quelle che incidono di più sui ragazzi, altrimenti qua non ne usciamo, perché se noi a scuola predichiamo in un modo, voi in famiglia predicate allo stesso modo, perché siamo sulla stessa lunghezza d'onda, ed altri intervengono con sistemi diversi e scardinano tutto, noi non ci troveremo più. Sì. Perché è molto facile, cioè, però dire l'asino vola, però c'è la mamma che ha detto che non può volare, allora dagli alla mamma, e così è troppo facile. Sì, però c'è sempre anche il famoso ascolto, c'è sempre anche il dialogo, la parte del dialogo che va tenuta nella giusta considerazione, cioè a scuola come in famiglia c'è il momento di incontro e di ascolto e di confronto, e quello deve essere un momento molto costruttivo ed importante, educativo sì, ma costruttivo ed importante, nel senso che il giovane, il ragazzo deve capire che in quel momento il genitore non può che volere il suo bene, la scuola non può che volere il suo bene, e quindi tutto ciò che dice va indirizzato nel modo giusto. D'accordissimo, io quando vado in classe dico che la famiglia, la scuola sono come il matrimonio, però io da solo non mi posso sposare, io da solo non posso fare dialogo, bisogna essere almeno in due. Sì. Se l'altra parte nel momento dell'impegno, anche per parlare, scappa, io non lo trovo più, e questa fuga l'abbiamo creata noi adulti con questi sistemi educativi alternativi. A scuola e alla famiglia. Alternativi, va bene. Allora, non ci arrendiamo comunque, ripetiamo che non ci arrendiamo, e finiamo con un messaggio sicuramente positivo, che è quello appunto che la scuola possa venire sempre più incontro alle esigenze dei giovani nel modo più giusto, e la famiglia, che la famiglia faccia la sua parte, e che, come diceva il professore Rizzitano, anche gli altri si accorgano che vendere illusioni, ecco, vendere, perché in molti casi si tratta di questo, non è una cosa che poi paga a lungo termine. Perché ci sono, vengono fuori tanti problemi. Noi abbiamo cercato di affrontare questo tema nel modo più semplice e piacevole possibile. Abbiamo avuto due graditissimi ospiti che hanno detto la loro, voi telespettatori o col sondaggio, con le telefonate, avete commentato il tutto. L'appuntamento è per domani con un altro Parliamo di, questa volta dedicato a un tema abbastanza ostico e difficile in Calabria, quello del lavoro. Sentiremo un po' com'è la situazione, il polso della situazione del lavoro in Calabria e quello che la gente pensa dell'esigenza lavoro nella nostra regione. Grazie per essere stati con noi, grazie al professore Chiriano e al professore Rizzitano per la loro presenza in studio. Tra poco, subito dopo, Nico De Luca con Tutto Sport e la sua trasmissione quotidiana dedicata allo sport in generale. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.